Ok, allora vediamo un po' se il nostro Ivan è ancora in linea. Sì. Ecco, qui ti abbiamo fatto ascoltare Claudio Baglioni. Stavo ascoltando la musica italiana. Beh, certo. Noi insomma cerchiamo anche di promuovere un po' di musica italiana. Ma chiaramente, che è la nostra vita, diciamo. Ecco. Allora, tu parlavi di Elisa, che è una tua corregionale, sicuramente la conosci personalmente. Sì. Una collaborazione con lei non ti è venuta in mente di farla, di chiederla? Sarebbe bello, sarebbe molto bello, sì sì. Me la vedo già, una sua canzone con me dietro in un video che ballo. Beh, sarebbe certo. Un bel traguardo, sì. Sì, vabbè, dai, io come dico sempre, e noi portiamo sempre molta fortuna agli artisti che passano dal nostro programma, ma tu sei bravo comunque, poi ci vuole quel pizzico di fortuna in più e anche per fare le cose che a te piacciono, sì. Perché così uno si diverte e fa delle cose sicuramente migliori, perché quando uno fa divertendosi le cose riescono sempre alla ciambella con il famoso buco. Chiaramente. A proposito, allora, tu ci hai svelato dei tuoi prossimi importanti impegni, progetti lavorativi. Se sarà il 30 gennaio al Teatro Rossini con Pamela Prati, Marco Minetti, Robert e Alessia Di Amici, poi la commedia è Beautiful Thing, e poi il musical Lungomare, un po' in giro per l'Italia, a partire da fine febbraio, mi sembra. Sì, dal 27, sì, mi sembra anche a me. E poi concluderai lo spettacolo a Roma, ai Parioli. Esatto, dal 20 marzo al 1 aprile dovrebbe essere, sì. Bene, bene, giusto. Allora, intanto tu hai anche un sito. Se ti interrompo, se vuoi notizie più aggiornate, magari più concrete dalla mia voce, perché può essere che strasluno, come si suol dire ogni tanto. Puoi andare benissimo sul sito, che hai delle notizie aggiornatissime tutti i giorni sui miei impegni vari. Ecco, è arrivato un altro messaggio, allora te lo leggo. C'è il forum di Jay Vilotta, collegato con la nostra radio, ci stanno ascoltando te, Ivan. Ha detto chi, la Vanessa, che è la responsabile, di passare a trovarci. Sicuramente, dai. Ecco, io l'ho detto, Vanessa, insomma, ti aspettiamo anche in radio, perché magari organizziamo in radio un raduno fans. Esatto, me, sì, appunto, si può fare. Perché devo dire un grazie a tutti i fans, perché sono davvero tanti e continuano ad essere. Mi hanno seguito ad Amici durante l'esperienza e mi hanno seguito anche negli spettacoli quest'estate durante il tour e tutto in giro per l'Italia e anche in tante serate e manifestazioni che ho fatto. Ma tu hai un grazie di cuore. Hai addirittura due fan club, sì. Oltre il tuo sito ufficiale che è ivandandrea.it, sì. Con il relativo forum. Sì, sì. E io ci ho dato un'occhiata, è bello perché è sempre aggiornatissimo e sicuramente... Insomma, si fa del tutto per migliorarlo ancora. Esatto, sì, sì, sicuramente non è statico e sta migliorando di giorno in giorno, dai. Però allora, comunque l'importante non è tanto il sito, ma tutte le persone che lo frequentano, è davvero fenomenale. Ringrazio davvero di cuore tutti quelli che mi stanno ancora seguendo e credono in me. Ecco, un altro messaggio, scusa se ti interrompo, ma chiedono se tu sei già fidanzato. Fidanzato? Questa è una lunga lista. La classica domanda rossa, Bip. Adesso ci riserviamo poi di avere la risposta quando sarà in studio, dai. Esattamente. Io sono stato costretto perché tantissime persone, ragazze, hanno chiesto di questa cosa qui. Allora, va bene. Abbiamo messo il bip, ne parleremo prossimamente. Nella prossima puntata. Ecco. Ma secondo te la tua vita è cambiata tanto dopo la vittoria di Amici? Diciamo di sì. Sì, sì, è cambiata perché è tutto un altro ritmo, però sono molto contento perché sto facendo quello che mi piace. Penso sia la cosa fondamentale dei giovani del giorno d'oggi, dovrebbero credere in più in quello che fanno, cioè dovrebbero aspirare ai propri sogni e cercare di realizzarli, questo sì. Ma gli affetti e gli amici sono rimasti gli stessi? Oppure, chiaramente. A volte uno si monta la testa, no? Invece... Come? A volte quando si diventa famosi uno perde la testa. È molto facile, per fortuna sono qui a dirtelo, perché è molto facile e anche molto brutto, perché soprattutto gli amici, che sono quelli che sono nati con te, lo notano subito. E ti devo dire che ho ricevuto da persone che non conoscevo complimenti per il fattore che sono rimasto
tale di prima, e questo mi fa, mi rincuora, perché avere sempre delle persone vicino accanto che ti fanno capire che non ti monti la testa, che cambia, è molto fondamentale, penso. Perché io conosco molte persone che invece hanno fatto proprio, diciamo, il passo sbagliato montandosi la testa. Ma sai qual è, purtroppo? Perché ci sono situazioni e circostanze che te lo permettono. Vabbè, non è il tuo caso, questo ti fa piacere. No, fortunatamente no. Ecco, dopo questa chiacchierata vedo che tu sei molto socievole, molto amichevole. Sì. Sei rimasto come eri prima, penso, e questo fa onore e sicuramente ti porterà bene nella tua lunga carriera come ballerino, attore, sia di teatro che di cinema. Noi te lo auguriamo. Grazie. Ecco, allora, in chiusura, mancano 3 minuti alla fine del programma, lancia questo appuntamento al teatro. Allora, prima di tutto, prima di lanciare l'appuntamento di teatro, volevo dire che passerò nuovamente da voi, perché ho appena finito di fare un progettino molto molto importante, cioè un libro, e verrò probabilmente a pubblicizzarlo nella vostra radio. Bene, questo ci fa piacere. E sicuramente ai miei fan, seguitemi a teatro dal 30 febbraio con Beautiful Thing a Teatro Rossini a Roma. Allora, per i biglietti come si fa? I biglietti, mi chiamate e vi faccio entrare gratis, no, non posso. Vabbè, andate sul sito e ci saranno informazioni attinenti. Va bene, insomma, mi dicono di chiudere, mancano 2 minuti, va bene. ivandandrea.it. Ma penso che non c'è bisogno manco che lo ripetiamo. Okay. Basta mettere in qualsiasi motore di ricerca Ivan D'Andrea, ecco fuori, fan club, eccetera, eccetera. Allora, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo per tutto ciò che stai facendo, ti aspettiamo qui in studio, l'hai promesso? L'ho promesso. Gli facciamo un applauso a Ivan, dai, ecco, siamo in tre, ma se lo meriti, perché sei una persona comunque eccezionale. Io ringrazio anche tutti coloro che hanno mandato i messaggi per te. Grazie, veramente grazie. Allora, buon fine settimana, tanto è di lavoro, di prove. E non dimenticare di Radio Mega Sound del Sabato Italiano. Va bene, grazie mille, ho avuto molto piacere. Ciao, Ivan. Ok, allora, ciao Ivan. Mettiamo...